Salve, ben ritrovati, buon lunedì. Ve lo voglio dire subito, partite brutte, pagelle brutte, perché onestamente è stato complicato fare queste pagelle, quindi mi sono dovuto inventare qualcosa. Solo per questo vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video, un commento qui sotto, quanto più costruttivo possibile. Poi vi ricordo che oggi alle ore 14.30 a Tutti in the Box sarò presente, ci sarà ancora ospite Sandro Sabatini, siccome oggi ci sarà una grossa discussione sulla Juventus, ci sono tante cose da dire per quanto mi riguarda sulla Juve. Ieri sera parlavo della mentalità che sto ricercando e che non trovo più nella Juventus. Vi parlavo dell'essere contenti di un pareggio. Per me questa cosa la Juventus non può esistere mai nella vita. Il video ve lo lascio qui sopra nelle schede, ci tengo a farvelo vedere. Allegri voto 5. Se ieri sera abbiamo analizzato quella che è stata la comunicazione e quindi la gioia per il risultato ottenuto, io non posso passare oltre il fatto che da quando abbiamo perso Reggio Emilia con il Lecce e con l'Atalanta abbiamo preso il pressing alto, che era l'unica cosa che era cambiata e che ci aveva fatto vedere qualcosa di diverso e che ci aveva portato entusiasmo e anche risultati rispetto alle passate stagioni, è stato preso e messo da parte, accantonato, salutato. Perché? La domanda è perché questa squadra non può prescindere da quell'atteggiamento lì. Questa squadra, che non è composta da fenomeni, non è composta da campioni, deve essere presa per mano e deve essere organizzata. Questa squadra è brava a far quello, lo deve fare sempre. Non è che se manca uno non lo fa più e allora torniamo indietro, allora torniamo alla difesa posizionale passiva. Questa squadra non lo può fare, non lo deve fare. Al di là delle assenze, perché io continuo a sentire la rosa è scarsa. Sì, la rosa è scarsa, ragazzi, la rosa non è la rosa della Juventus di Berlino, non è la rosa della Juventus di Cardiff, non è la rosa della Juventus di Ronaldo, non è la rosa nemmeno dei due anni in cui siamo usciti a Madrid con il rigore di Ronaldo dopo l'espulsione di Buffon, nemmeno la rosa di quando siamo usciti col Bayern Monaco di Guardiola dopo che Morata e Cuadrado fanno gol. Non è nessuna di queste rose, non è nessuna di queste rose, non lo è. L'allenatore lo stesso non è nessuna di queste rose. E allora, dato che non è questa rosa, non sono quei livelli lì, non è nemmeno la rosa più forte in Serie A, in che modo puoi cercare di tirar fuori meglio questi giocatori? Sfruttando le loro caratteristiche. E non è facendoli rimanere dietro la linea del pallone per 90 minuti a sperare che l'Atalanta non becchi la porta. Perché l'Atalanta ieri non fa la partita della vita. L'Atalanta fa una partita normalissima in cui ha 4 macro occasioni che per fortuna non butta dentro. E allora, se questa squadra non è fenomenale, e dato che non lo è, questa squadra deve perlomeno essere organizzata o deve fare quelle cose che abbiamo visto poter fare. E nelle prime giornate l'abbiamo visto. Questa squadra è una squadra che deve avere fiducia e entusiasmo. Se questa squadra, che non è già forte, non è forte ai livelli di quelle rose lì, gli togli anche l'entusiasmo e gli togli anche la voglia di fare meglio... colpo di grazia, tra capo e collo, qui, mazzata che non esiste, al di là degli assenti, perché poi manca Vlahovic, che non è forte come Vlahovic, benissimo, allora quando si arriverà da Ken, magari Ken, piuttosto che Vlahovic, che magari su 3 occasioni ti fa un gol, magari Ken ce ne mette 5, però se da Ken non ci andiamo mai, allora lì non è un discorso della qualità del giocatore che ti manca, è un discorso del fatto che la squadra non è organizzata ed è una squadra che si caga addosso. Questa è una squadra che gioca con il pannolone responsabilità dei giocatori, responsabilità dell'allenatore. Sicuramente, se poi andiamo a dire sono proprio contento di un pareggio a Bergamo per come è arrivato, abbiamo giocato bene 60 minuti, non l'aiuti questa squadra a migliorare, perché già ci sono dei giocatori che giocano con il pannolone. E se alla fine della partita siamo stati bravi perché 60 minuti li abbiamo fatti bene, quali siano questi 60 minuti per me è ignoto, non l'ho capito, allora significa che c'è proprio un problema di approccio alla partita. E queste cose non le posso vedere. Maggior ragione dopo aver accantonato l'unica novità che ti aveva portato qualcosa di diverso gli anni scorsi. Perché? Perché per su 4 gol a Sassuolo. Basta. Credo che l'analisi sia questa. Szczęsny, voto 6. Gran parata su Muriel, negli altri anni c'era Malinowski che faceva quei tiri lì, ieri Szczęsny ha disinnescato una punizione quasi perfetta di Luis, e quindi quel tiro l'Atalanta l'aveva trovato anche nella partita di ieri, partita che
probabilmente l'Atalanta, secondo me, non avrebbe meritato di vincere, perché nonostante la partita che ha fatto l'Atalanta, le occasioni sono state 4, non ha mai beccato lo specchio della porta, però se Szczęsny non ci mette la mano e Muriel fa gol, l'Atalanta vince meritatamente, immeritatamente. Per me è una partita da 0-0 quella di ieri, che poteva diventare 1-0 per l'Atalanta, perché comunque le occasioni le hanno avute più loro e noi no, e noi mai. Però è una partita da 0-0 giusta, è una partita da 0-0 giusta, e a maggior ragione se la Juve ci crede magari un po' di più e c'è un po' più di fiducia e c'è un po' più di coraggio in campo e fuori dal campo, magari quell'episodio lo riesce a trovare pure lei. Ieri abbiamo abbandonato anche la volontà di trovare l'episodio, eh? Di solito è l'unica cosa che ieri abbiamo abbandonato, anche quella. E poi Szczęsny purtroppo si fa scappare una parata dove Kobmener spara alto, e quindi quella parata da 6,5, forse anche 7, e c'è anche quel piccolo errore, quindi secondo me la valutazione è 6, ma perché? Perché ripeto, l'Atalanta ha mai tirato in porta concretamente, credo che l'unica vera volta sia stata quella roba lì di Muriel. Quindi la partita da 0-0, la partita da 0-0. Gatti si deve svegliare, perché Bakker non può fare quella roba lì al 90esimo. Gatti si deve svegliare, perché Bakker non può fare quella roba lì al 90esimo. Se Gatti gioca col pannolone, deve svegliarsi, perché non si può giocare col pannolone alla Juventus, voto 5,5. Bremer deve svegliarsi, perché De Ketelaere non gli può andare via di fisico. Bremer deve svegliarsi, perché De Ketelaere non gli può andare via di fisico. È una roba che non esiste. È una roba che non esiste. E ribadisco, se certi giocatori hanno il pannolone e vanno in campo col pannolone e si fanno sorprendere da Bakker e da De Ketelaere, non sto parlando di Ronaldinho e Ibrahimovic, non sto parlando di Totti e Rodrigo Taddei, non sto parlando di Kroos e di Modric, sto parlando di Bakker e di Charles De Ketelaere. Perché poi facciamo la corsa sugli ma gli altri c'hanno Osimhen e Kvaratskhelia, gli altri c'hanno Leao e Pulisic, gli altri c'hanno Barella, Frattesi e Lautaro, non possiamo con Bakker e De Ketelaere farci saltare o farci andare via di fisico. E se questi giocatori giocano col pannolone, dall'alto bisogna dargli fiducia, bisogna dargli sicurezza, bisogna anche dargli mentalità e dire bravi, 60 minuti fatti bene, 0-0 con l'Atalanta, buon risultato. Non aiuta questa squadra a crescere, a cambiare di mentalità e a togliersi il pannolone, non aiuta, anzi danneggia, e va avanti in questa cosa, danneggia questa squadra, questa mentalità. Danilo, voto 6, c'ho niente da dire, non ha sbagliato, non ha fatto, 6. McKennie, voto 6, è quello che mi sta piacendo un po' di più di tutti, eh? Insieme a Chiesa, quello che più di tutti mi sta piacendo, McKennie. Gioca, perché se lo merita, sta lì. Fagioli, voto 6, solo perché ha tirato in porta su un calcio d'angolo, a un certo punto ha tirato in porta. Abbiamo fatto 3 tiri in porta ieri, tutti da 0-0, perché abbiamo fatto 3 tiri da 0-0, però Fagioli uno l'ha fatto nel nulla, nel palleggio che sicuramente ha messo, nel palleggio sempre sterile. Perché? Perché noi aspettiamo poi dietro la linea di metà campo, stiamo col baricentro intorno ai 40 metri, nel secondo tempo baricentro Juventus 40 metri, a difendere, 40 metri, un campo lungo 100, fate voi le vostre considerazioni. Locatelli, voto punto interrogativo, qualcuno dirà ma come punto interrogativo? Punto interrogativo, su cosa lo devo valutare? Ditemi su cosa faccio la valutazione di Locatelli. Su quello che ha costruito la Juve non ha costruito, la posso fare sulla difesa, però io guardo l'heatmap di Locatelli, Bremer, Danilo e Gatti, ve la mostro a schermo, guardatela, e dico, penso, ragiono, ma ieri la Juve ha giocato con la difesa 4 con Bremer, Locatelli, difensori centrali e Danilo e Gatti terzini? No, perché avrà giocato con la difesa 6 nel caso, perché ha giocato con anche abbassando il buon Cambiaso e il buon McKennie, quindi giocava anche con la difesa 6, Locatelli e Bremer facevano i centrali. Poi Danilo e Gatti facevano un po' più centrale e gli altri facevano i terzini. Locatelli su cosa lo valuto? Che ha giocato all'altezza di Bremer. Su cosa lo valuto? Come faccio a valutare un centrocampista? Non ha fatto il centrocampista, ha difeso tutta la partita. Quindi voto punto interrogativo. Che cosa posso dire? Rabiot si deve svegliare. Rabiot di solito parte a ottobre. Bene, siamo arrivati ad ottobre. Lui c'ha delle caratteristiche legate al fisico, come Bremer, dei fisici importanti, sono dei diesel. Benissimo, siamo arrivati a ottobre, svegliamoci. Svegliamoci, perché era la mia paura quando vi dicevo quest'estate, ragazzi, ma Rabiot che ha fatto quella stagione lì l'anno scorso, ma non significa che ne farà un'altra
uguale. Bene, bisogna almeno provarci. Bisogna almeno provarci e dimostrare di essersi meritato questo rinnovo a 7 milioni l'anno. Perché quando l'anno scorso, quest'estate, io vi dicevo: oh, ragazzi, ma che senso ha rinnovare un giocatore per una stagione a 7 milioni l'anno senza nemmeno fare le coppe? Tanti no, sono felice, Rabiot ha fatto qui e là. Quest'anno Rabiot è scarso. Però, dato che la Juventus sta cercando di rinnovarlo ancora, allora basta, bisogna dire basta, allora non si rinnova più Rabiot. Bisogna dire allora basta, non si rinnova più Rabiot. Non essere contenti perché Rabiot rinnova e poi dire sì, però con questo centrocampo dove vuoi andare? Allora, quando Rabiot rinnova si dice no, Rabiot non deve rinnovare. E adesso che si sta facendo la trattativa per rinnovarlo ancora, no, allora non si deve rinnovare. Perché quei 7 milioni all'anno che vengono dati a Rabiot, che sono tanti, vengono reinvestiti allora su un altro giocatore, allora su un altro prospetto. L'anno scorso ci siamo mangiati, tra virgolette, Frattesi, perché la Juventus stava trattando Frattesi. Bene, un giocatore che la Juventus potrebbe prendere non rinnovando Rabiot è Samardžić. Se vuoi rimanere nell'ambito Serie A di giocatori che possano partire e uscire, allora prendi Samardžić. Non rinnovare Rabiot. Cambia. Se questi giocatori sono scarsi, se la rosa è scarsa, se la rosa è... cambiala. Cambiala. Vendili. Non rinnovarli. Vai avanti. Perché se no, ma la rosa è scarsa, un anno. Ma la rosa è scarsa, 2 anni. Ma la rosa è scarsa, 3 anni. Poi li teniamo, li confermiamo, li rinnoviamo. Spoiler per la prossima stagione. Ma la rosa è scarsa. Cambiato 5,5. Errori tecnici. Giro per il campo. Mai a fare quel pressing che ci aveva premiato nelle prime partite. Va in difficoltà. Sembra un giocatore che non sa da che parte girarsi. Pure era lo stesso che a Udine dettava i tempi, dettava i ritmi, si stringeva, si allargava. Per Udine siamo andati per vincere la partita. Bergamo no. Chiesa senza voto. Che valutazione posso dargli? Ha avuto una palla giocabile. Lancio lungo di Danilo nel secondo tempo in cui quelli dell'Atalanta si prendono contro e Chiesa va al tiro da fuori area. Centrale. Ken, senza voto, ha avuto un'occasione. Arriva la palla, la protegge spalla alla porta, riesce anche a girarsi e poi tira da 30 metri. Per il resto, il nulla. Ha fatto anche troppo per quando gli è arrivato il pallone, perché si è girato anche molto bene. Kostic è entrato. Voi ricordate qualcosa su Kostic? Vi ti ricordi di Kostic? Mi ricordo niente io di Kostic, letteralmente niente. Miretti senza voto, quando è entrato vi ricordate qualcosa di Miretti? Io sinceramente non ho ricordi di Miretti, lo direte voi. Yıldız senza voto, ti ricordi di Yıldız? Se voi vi ricordate qualcosa di Yıldız fatemelo sapere. Weah senza voto, giocato pochi minuti, avete presente qualcosa? No. Rugani senza voto, vi ricordate qualcosa su Rugani? Anche lui ha giocato pochissimi minuti. Però un conto Rugani e Weah che giocano 5 minuti. Yıldız ne ha giocati 20, Miretti e Kostić ne ha giocati 25 con il recupero. Mi ricordo niente. Partita da 0-0, signori. Partita da 0-0. Partita da 0-0 che poi è stata portata al buona partita. Ottimo risultato. No, io divento matto. Partita da niente. Partita da niente condito con il nulla. Qui finisce l'analisi di Atalanta-Juventus, non ci torno più sopra perché non saprei più che cosa dirvi su Atalanta-Juventus. Il niente condito col nulla.